Ragazze e ragazzi, signore e signori, non potete perdervi l'esperienza unica di venire al Duomo di Rimini per visitare un'epigrafe che nasconde un segreto. Ci troviamo all'esterno del Duomo di Rimini, conosciuto anche come Tempio Malatestiano, costruito da Sigismondo Paldonfo Malatesta come cappella gentilizia per la sua famiglia, all'interno della chiesa francescana preesistente. Ora andiamo alla scoperta di questo segreto che da anni abita la nostra città. Evidentemente ci troviamo di fronte al sarcofago di una donna, Isotta, con la quale Sigismondo Pandolfo Malatesta si sposò in terze nozze intorno al 1456. È però noto che Isotta fu amante del signore di Rimini ben prima del matrimonio ufficiale. Come vedete ci sono diverse abbreviazioni. In particolare l'iscrizione fu accusata di paganesimo dal pontefice Pio II per la D iniziale, che sta per Diva, che significa divina. Inoltre B ed M potrebbero essere lette come beate memorie, oppure più semplicemente come benemerenti. L'iscrizione potrebbe quindi essere tradotta consacrato alla beata memoria della divina Isotta di Rimini, oppure consacrato alla divina Isotta di Rimini benemerita 1450. A questo punto sorge spontanea una domanda. Perché è così importante ricordare questa breve e tutto sommato sobria iscrizione? Non tutti sanno che la lastra in bronzo nasconde una prima iscrizione, incisa nel marmo e riscoperta solo nel 1912. Venne tradotta come «Dedicato a Isotta di Rimini, per bellezza e virtù decoro dell'Italia, 1446». Questa prima dedica, molto più altisonante della seconda, dovette evidentemente suscitare qualche malcontento ed essere sostituita, visto che nel 1446 la seconda moglie di Sigismondo, Polissena Sforza, era ancora viva e vegeta. Ciò non toglie che l'iscrizione originale si cela ancora dietro a questa più recente e ci parla di una storia di amore che potremmo considerare autentica, se pensiamo alla celebrazione letteraria in onore di Isotta inaugurata da Sigismondo, e al fatto che dal matrimonio con lei egli non trasse vantaggi politici né militari. Un'ultima curiosità, questo simbolo diffuso in tutto il Duomo è probabilmente l'abbreviazione del nome Sigismondo, ma c'è chi lo interpreta come l'intreccio delle iniziali di Sigismondo e Isotta. Forse sono vere entrambe le interpretazioni e, proprio come sulla tomba di Isotta, un'iscrizione apparentemente discreta c'era una storia di passione e umanità. Che ne dite? Potevate immaginare qualcosa di simile dietro di un'epigrafe, all'apparenza così semplice, in un Duomo che già di per sé tramanda una storia straordinaria?